Buon pomeriggio, buona domenica, il 14 ottobre sono le 17:00, quindi anche oggi cominciamo puntuali. Buona domenica a tutti, naturalmente. Io prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di pigiare sulla freccetta dove leggete appunto condividi per poter condividere questa diretta in questo momento e poter naturalmente condividere il video che ne resterà poi subito dopo, sia sul mio sito www.ivanscalfarotto.it, ovviamente sia su questa pagina Facebook. E anche sul canale YouTube. Di cosa parliamo oggi? Ma devo dire, ci sono moltissime notizie interessanti. Io però mi rifarei soprattutto a una notizia della quale abbiamo già parlato ieri, perché si combina con un'altra notizia che poi è arrivata nelle ore successive. Mi riferisco evidentemente alla vicenda di Lodi e alla vicenda di Riace. Perché voglio parlarvi di queste due storie? A parte il fatto che sono storie significative, ma perché secondo me sono indicative di un atteggiamento del governo, della maggioranza e anche, come dire, in un certo modo esemplificative del periodo di tempo che stiamo vivendo. Facciamo un attimo un passo indietro. Vedete che a Lodi è successa, c'è stata questa delibera del Consiglio Comunale che sostanzialmente impone alle famiglie straniere di esibire dei documenti per dimostrare di non avere proprietà nei paesi di provenienza al fine di poter accedere alle tariffe agevolate sia per la refezione scolastica che per il trasporto scolastico. Questo significa che poter produrre questi documenti ai paesi di provenienza, delle certificazioni che poi vanno tradotte con delle dichiarazioni giurate, insomma, è una cosa, il gioco probabilmente non vale neanche la candela, così che quello che si sta verificando a Lodi è che i bambini stranieri, non possono mangiare alla mensa scolastica, quindi non portano il panino da casa, ma poiché non si possono mescolare i cibi della refezione scolastica e quelli portati da casa, sostanzialmente i bambini sono stati divisi tra italiani e stranieri, con gli italiani che mangiano le cose della mensa e gli stranieri che si portano il panino, ma lo mangiano in un'altra stanza. Quindi una vera e propria forma di segregazione razziale, non so come definirla altrimenti. Naturalmente questa cosa ha comportato numerose proteste, ne abbiamo parlato anche ieri in diretta. Moltissimi miei colleghi sono intervenuti, a partire poi da Lorenzo Guerini, che sapete, un mio collega del Partito Democratico, presidente del Copasir, che ha detto giustamente: Lodi non è questo, e devo dire ha ragione. La Lombardia è una regione che si è sempre segnalata per essere una regione del, diciamoci, se appunto a Lodi in Lombardia si può pensare a una cosa del genere. E devo dire che è stata aperta poi una colletta proprio per aiutare le famiglie di questi bambini e oggi leggevo proprio pochi minuti fa che la colletta è stata sospesa per un eccesso di donazioni. Pare che si siano raccolti 60.000 euro e più in pochissime ore. Questo poi a dimostrazione anche che questo paese è molto migliore di come ce lo stanno raccontando. Ecco, questo lo vorrei dire anche tra parentesi. L'altro evento riguarda Riace. Sapete, Riace è un modello di accoglienza di cui si è parlato in tutto il mondo. Questo sindaco lucano che ha appunto utilizzato in un certo senso la risorsa costituita dai migranti per ripopolare il paese e per far partire attività economiche e poi, appunto, come dicevo, dare nuova vita a un paese che si andava svuotando. Lucano è stato indagato dalla magistratura recentemente e ovviamente diciamo, sull'indagine non farò nessun commento, però faccio un commento su quel modello di accoglienza, che è stato un modello di accoglienza che addirittura ha fatto parlare di un possibile premio Nobel per la pace, per Riace e per il suo sindaco. Un modello di accoglienza che però pare ieri, appunto con una circolare del Ministero dell'Interno, sia stato cancellato perché sembra appunto questo atto del Ministero degli Interni, questo decreto del Ministro degli Interni, Salvini, ricordiamolo, prevede appunto addirittura lo spostamento di questi migranti, una forma di, diciamolo pure, di deportazione, proprio per smontare questo modello felice di integrazione tra italiani e migranti. Ora, perché voglio parlare di questi due eventi? Perché secondo me danno proprio il senso del fatto che questa maggioranza, questo governo, questi partiti che stanno gestendo il paese, pur non essendo d'accordo su niente, perché esempio di quanto siano profonde le divisioni tra Lega e 5 Stelle, per esempio,
su questo famoso condono fiscale, questo è quello che loro chiamano pace fiscale, ma appunto si tratta di un condono per il quale la Lega tifa fortemente, il Movimento 5 Stelle vuole qualcos'altro, e quindi non c'è accordo su questo. Oppure pensate per esempio alle grandi opere, 5 Stelle sta dicendo che appunto non si dovrà fare la TAV, o comunque bisognerà rivedere l'urgenza, la necessità di fare la TAV, l'alta velocità che collegherà l'Italia alla Francia, o il TAP, che sarebbe questo gasdotto che porta l'Asia, che porta il gas dall'Asia centrale, dall'Asia, quindi dalla Turchia, diciamo, Turchia-Albania, arrivando dall'Azerbaigian, e quindi differenzia le fonti di approvvigionamento di gas per l'Italia. Quindi tutti interventi sui quali 5 Stelle è contrario e la Lega è favorevole, anche se poi c'è da dire che, nonostante il 5 Stelle sia contrario a parole, a quanto pare la TAP o il TAP procederà, continuerà. Infatti le popolazioni locali sono inferocite nei confronti dei deputati e senatori 5 Stelle che avevano promesso, a partire da Di Battista, ma poi arrivare alla Lezzi e quanti altri, che il TAP non si sarebbe fatto. Diceva Di Battista: lo bloccheremo in 15 giorni. E invece questo non sta succedendo, però comunque il 5 Stelle, cioè il Movimento 5 Stelle, mantiene questa posizione contraria, almeno a parole, su queste grandi opere. La Lega invece è favorevole. Tra l'altro, lasciate che apra un'ulteriore parentesi, dicono che nella legge di bilancio, quindi, ci saranno soldi per gli investimenti, ma poi non si capisce per quali investimenti, se poi rispetto a queste grandi opere il Movimento 5 Stelle è contrario. Va bene, ma questo è un altro capitolo, ne parleremo quando parleremo della legge di bilancio. Ma no, quindi non sono d'accordo quindi sulle grandi opere, non sono d'accordo sul condono fiscale. C'è ancora discussione anche all'interno. Sentito che Di Maio vorrebbe fare una fusione tra Ferrovie e Alitalia, pare che Tria sia completamente d'accordo. Tria non è mai d'accordo su nulla di quello che propone, è dato per disperso, non sappiamo che fine abbia fatto, al di là di quello che riguarda la sua carriera universitaria, che sono aspetti, diciamo così, che ancora vanno chiariti, come vanno chiarite le partecipazioni di Savona a fondi speculativi. Insomma, un gran casotto, diciamoci la verità. Accordo su quasi nulla, ma c'è una cosa sulla quale sono d'accordo, ed è per questo che ho aperto questa mia diretta con la vicenda, che l'unico accordo che esiste tra 5 Stelle e Lega è quello di scardinare i cardini, quindi di scardinare i principi basilari della nostra convivenza democratica. Questa è la verità. Una condivisione di intenti dalle due forze politiche, quella populista in senso stretto, diciamo così, di Di Maio, e quella più di estrema destra, perché di quello si tratta, di Salvini. Appunto, sicuramente loro vogliono superare il nostro modello democratico e il modello che abbiamo ereditato dalla guerra partigiana, dalla Costituzione repubblicana. Ma la verità è che, al di là di distruggere questo modello, non ne propongono un altro, non si capisce esattamente dove ci vogliono portare. E quindi penso che, per quanto riguarda appunto Lodi e Riace, uno dei cardini che si va a toccare è proprio quello di una società aperta, di una società inclusiva. L'Italia è sempre stato un luogo di accoglienza, il che non significa non regolamentare fenomeni come il fenomeno migratorio, ma significa certamente non creare situazioni come la situazione di Lodi, dove bambini che stanno in modo assolutamente regolare in Italia, soltanto perché di origine straniera, devono mangiare in una stanza separata dagli italiani. Ma pensate anche a quando Salvini ha detto proprio qualche giorno fa che, secondo lui, i negozi etnici devono chiudere alle ore 21. Ma non si capisce cosa siano questi negozi etnici, perché in Italia esistono i negozi, non è che c'è una differenza di legge sul negozio se è etnico o non è etnico. Esistono delle regolamentazioni nazionali e comunali per il commercio al dettaglio, e quelle si applicano a qualsiasi negozio. Non è che il fatto di avere un proprietario bengalese o pakistano faccia creare una norma diversa, come pensa Salvini. E quindi c'è un attacco al nostro modello di società, così come c'è stato un attacco a molti altri capisaldi del nostro vivere insieme. L'Europa, naturalmente, non è il caso neanche che approfondisca più di tanto, o la ricerca scientifica, tutta la vicenda dei vaccini, o pensate anche al rapporto con la stampa, alle minacce vere e proprie
che Di Maio ha fatto ai giornali, anche giornali importanti come Repubblica, La Stampa, il gruppo GEDI, erroneamente definito gruppo L'Espresso dal vicepresidente del Consiglio. Pensate a tutte le cose che Vito Crimi, il sottosegretario con la delega all'editoria, continua a dire che vuole togliere i fondi ai giornali, anche dimenticando che poi pochissimi, diciamo non tutti i giornali, i grandi giornali non hanno fondi dallo Stato. Quelli che hanno fondi dallo Stato sono giornali che appunto o gestiti da cooperative di giornalisti e che quindi partono con una situazione diciamo così giuridica e finanziaria più debole di quello di altri giornali, o sono giornali che riguardano in particolare le minoranze linguistiche e quindi che assicurano la pluralità e il pluralismo nel nostro paese. E quindi un attacco alla libera stampa che vediamo continuamente. Oh, ma pensate anche all'attacco alle autorità indipendenti, a quello che è successo con la Consob, il cui presidente è stato praticamente sfiduciato da Lega e 5 Stelle, gli attacchi recentissimi all'Ufficio parlamentare del bilancio, alla Corte dei Conti, alla Banca d'Italia. Sono tutti, diciamo, attacchi precisi rispetto a quelli che abbiamo sempre considerato essere i cardini del nostro vivere insieme. Allora io penso che a questo bisogna reagire. È proprio questo è il punto, che questa reazione debba essere una reazione che non riguarda soltanto i partiti o gli eletti dei partiti come sono io, i deputati, i senatori, i consiglieri comunali e regionali. Penso che la difesa di questi capisaldi della convivenza civile sia un compito che spetta a ciascuno di noi. Ora io sto osservando naturalmente come tutti quello che sta succedendo nel Partito Democratico, il florilegio di candidati che stanno venendo fuori e naturalmente quando saprò esattamente chi sono tutti i candidati, vi dirò anche chi appoggerò. Posso dire sin d'ora, questo non credo che giungerà come una sorpresa per nessuno, che non voterò per Nicola Zingaretti, per talune dichiarazioni che ha fatto, una delle quali recentemente, quando ha detto che noi siamo stati, come Partito Democratico, subalterni al capitalismo. Ora, francamente, diciamo, non ce la faccio, non mi chiedete di aderire a questa proposizione. Ecco, io non penso di essere stato subalterno a nulla, una frase un po' dell'altro secolo, ma insomma, al di là di questo, diciamo che tra i candidati che più si avvicinano alla mia sensibilità, alla mia storia, per il momento ho sentito che appunto c'è Richetti, c'è probabilmente Minniti, vedremo se ne verranno ancora fuori. Io poi mi schiererò, naturalmente, essendo iscritto al partito, essendo un parlamentare del partito, sono molto interessato a questo, ma c'è anche qualcos'altro che mi interessa, cioè il fatto che penso che oggi, al di là della politica fatta nei partiti, si debba tornare a un impegno personale anche da parte di coloro che iscritti ai partiti non sono, e che però vogliono concentrarsi sulla difesa di quei capisaldi che oggi sono a rischio, che sono messi a rischio dal governo di Lega e 5 Stelle, perché penso che ciascuno di noi, davanti a fenomeni come per esempio quello dei bambini di Lodi o davanti all'attacco alla stampa libera, autorità indipendenti che controllano la nostra vita civile ed economica, ciascuno di noi debba schierarsi. E quindi diciamo che nei prossimi giorni, come forse avrete letto oggi sul Corriere della Sera, c'è un'intervista di Matteo Renzi in cui Renzi appunto dice che alla Leopolda 19, 20, 21 di ottobre, alla fine di questa set della settimana che arriva, parleremo anche di comitati civici. Io penso che sia una storia appassionante e quindi osserverò con attenzione come questi comitati civici funzioneranno e vi invito tutti voi che mi ascoltate a considerare appunto l'idea di partecipare a un comitato civico, proprio perché, ripeto, al di là del fatto di prendere una tessera di partito oppure no, che è una cosa che comporta un impegno molto più generale rispetto ai temi della politica, io penso che decidere di impegnarsi per la difesa di questi capisaldi del nostro vivere civile, della democrazia, della società aperta, della ricerca scientifica, dell'Europa, della libera stampa e così via, possa essere e debba essere un compito che ciascuno di noi riprenda in carico. E quindi io mi fermo qui su questo invito, sono le 17:14, come sapete io cerco di stare sempre nei 15 minuti, naturalmente vi dirò di più nei giorni a venire, ma chiudo con l'invito naturalmente a vedervi a Firenze 19, 20 e 21 ottobre anche per parlare di comitati civici. Nel frattempo vi chiedo per favore di pigiare su questa freccetta e di condividere questo video che troverete sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook, la mia pagina Facebook e sul canale YouTube. E detto questo vi saluto dandovi appuntamento a domani pomeriggio, probabilmente ancora alle ore 17. Vari impegni durante la giornata, ma spero di riuscire a trovare quel buco per poter vedervi e per fare in modo che ci vediamo anche domani lunedì. Buona domenica sera e a domani.